Siamo con Gian Emilio Brusa del gruppo Bonaldi, questo sbarco a Orio Center, cosa rappresenta per il gruppo Bonaldi? È da un po' di tempo che noi pensiamo di aprire una location portando le nostre macchine in mezzo alla gente e dalle collaborazioni che abbiamo avuto con Orio Center è nata questa opportunità che abbiamo colto al volo. Ci è sembrato molto importante poter avere uno spazio per un temporary che durerà circa 6 mesi, in cui posizioneremo a rotazione un po' tutte le novità delle nostre marche e anche delle sorprese che potranno attrarre il pubblico. Quindi non solo delle novità in termini di modelli nuovi, ma anche vetture storiche del nostro museo, vetture da competizione della nostra Bonaldi Motorsport, in modo da arricchire l'offerta che Orio Center fa per giornalmente per tutti i clienti che lo visitano. Senti, in occasione di Expo abbiamo anche una macchina, una Lamborghini in mostra, che è un po' l'orgoglio italiano, insomma. Beh, questa Lamborghini in effetti è quella che ha vinto con i nostri colori, anche i colori bergamaschi, sia il campionato mondiale che il campionato europeo, Lampain monomarca Lamborghini, l'anno scorso nel 2014, quindi è la macchina campione d'Europa e campione del mondo che ha corso per il nostro team. Siamo con Simona Bonaldi, amministratore del gruppo Bonaldi, la novità di questo sbarco in un grande centro commerciale per Bonaldi. Siamo nel centro commerciale di Orio, orgogliosi di esserci per la prima volta, un gruppo come il nostro, con marchi prestigiosi come quelli che rappresentiamo da oltre 50 anni, sono presenti in un centro commerciale per poter essere vicino ai propri clienti, ai cittadini della nostra città e anche ad un'utenza più ampia. Questo perché in un momento dove tante cose stanno cambiando, anche le esigenze dei nostri clienti, noi vogliamo cambiare insieme a loro, offrendo anche a loro un servizio diverso, anche in termini di visibilità e di disponibilità anche in orario, quindi con degli orari che sono molto più vicini a quelle che sono le consuetudini di shopping dei cittadini di oggi, che certamente hanno un tenore di vita diverso rispetto al passato. Uno showroom un po' particolare, minimalista ma aperto alle novità. Aperto alle novità come sempre il gruppo Bonaldi, minimalista per rendere molto visibili i nostri prodotti, prodotti che verranno rappresentati nelle diverse marche, quindi siamo presenti oggi con il marchio Volkswagen, ma successivamente avremo presente la gamma Seat e la gamma Skoda. All'interno comunque del minimalismo ci saranno poi dei pezzi unici che racconteranno le eccellenze del gruppo Bonaldi e la storia del gruppo Bonaldi, perché avremo in esposizione nel tempo anche auto e moto d'epoca della collezione Lorenzo Bonaldi. Siamo con Ruggero Pizzagalli, direttore di Orio Center, la novità di un'auto che arriva in un centro commerciale come Orio Center. Assolutamente sì, un'auto che arriva, non un'auto a caso, ma un marchio importante nella bergamasca che poteva sposare solo di Orio Center, che è Bonaldi, dove all'interno di questa struttura Orio Center, all'interno di questo temporary shop, abbiamo messo appunto la concessionaria più importante. Quindi rimarrà per il periodo dell'Expo, questa è una prima prova per poi in un futuro valutare un eventuale proseguo di un po' più serio. Che cosa cambia all'interno di un centro commerciale un'auto così importante, un gruppo così importante? La nostra clientela, una clientela medio-alta che ha bisogno comunque di trovare anche questo e quindi non solo tutto ciò che Orio Center offre, le sue 200 negozi, i migliori marchi che possiamo trovare all'interno di un centro commerciale, mancava un articolo, l'auto. L'auto, quale migliore auto se non questa?